Per riposarmi dal mare, scelgo il mare. Scelgo il mare che vivo probabilmente in un modo diverso. Divento un amante del lento. Per me vacanza significa recuperare dopo un'attività molto intensa e gestire appunto l'adrenalina. Perché non è che fondamentalmente quando arrivo a terra sono in grado subito di reinserirmi nei ritmi terrestri. Al contrario, al rientro a terra ho proprio bisogno di far scendere l'adrenalina in modo graduale e quindi ciò che ricerco subito è l'attività sportiva. Mi permette, diciamo, di staccare molto mentalmente, azzerare i pensieri e vivere un'attività in cui il corpo e la mente sono rilassati, sono fusi con l'ambiente circostante. Le velocità sono intorno ai 5-6 nodi, il pozzetto è completamente asciutto, si riscopre appunto il gusto di guardare davanti, di potersi concedere appunto di poter parlare appunto con i propri figli, con la propria famiglia. La dimensione si trasforma completamente. A me tutto questo mi fa recuperare un rapporto che negli anni è evoluto col mare senza neanche che me ne rendessi conto, perché quando ho iniziato a fare vela la mia prima barca è stata il Mini 650, dove la velocità più o meno era umana, sono velocità intorno ai 10-12 nodi, e questo ti lascia sicuramente tanti momenti in cui sei al timone e contempli la bellezza e la maestosità del mare. Viceversa, dal momento in cui la velocità aumenta, tutto diventa più compresso, i tempi di reazione si accorciano e si perde questo contatto. E la crociera mi restituisce questo legame profondo con il mare nel modo più semplice, nel modo più naturale, senza filtri, nel modo anche se vogliamo più contemplativo, cosa che indubbiamente mi manca nelle regate. E in questo modo, diciamo, probabilmente riesco a riprendere quel pezzetto di cerchio che mi manca in tutta quella che è la mia attività agonistica.